Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui per un nuovo episodio per quanto riguarda lo Special Bet Boots. Come già sapete, prima di iniziare a dare alcune analisi, alcuni pronostici per quanto riguarda tutta questa giornata di Serie A che si giocherà tutto a metà settimana, e quindi l'infrasettimanale molto importante per la Serie A, andiamo a vedere subito i pronostici che noi abbiamo indovinato. Ne abbiamo indovinato ben 55 pronostici e 13 sbagliati, quindi 55 su 68, se non sbaglio, sono indovinati. Quindi abbiamo una grande percentuale di indovinare i pronostici. Prima di iniziare vi faccio vedere soprattutto i pronostici che noi abbiamo giocato nello scorso video, e se volete andare a vedere per accertarvi di quello che sto dicendo in questo momento, potete andare a vedere i video precedenti e poi avete soprattutto le prove dei pronostici giocati soprattutto da sottoscritto. Andiamo subito a dare questi pronostici. Come vedete qua, andiamo a vedere lo Spezia e il Parma, l'abbiamo sbagliato. Questo è uno dei tre pronostici sbagliati. Abbiamo pure sbagliato il Leeds, che è venuto 1-0 per l'Aston Villa, e poi abbiamo sbagliato, dopo questi pronostici, come vedete, tutti indovinati, come il Bologna, il Verona, il Manchester City, il Bayern Monaco, il Dortmund, il Barcellona che vince 2-0 contro il Siviglia e si rialza un po'. Poi dopo questi pronostici andiamo qua a vedere, qua abbiamo sbagliato solamente il Chelsea e il Manchester United, finita 0-0, una partita davvero combattuta ma finita 0-0. Andiamo a analizzare un po' le partite precedenti. Partite precedenti, come vedete, abbiamo visto l'Inter che si conferma sempre la prima posizione. La reazione del Milan 2-1, davvero pazzesca, una reazione che non ci aspettavamo, anche da tifoso milanista non ci aspettavamo. Quindi 2-1 per il Milan, il pareggio alla Juventus che non ci aspettavamo affatto, anche se un Verona davvero spettacolare che aggancia un altro pareggio contro la Juventus. All'andata è finita pure 1-1 e al ritorno è finita pure 1-1 con un gran gol di Barak, davvero incredibile. Dopo questi pronostici ci spostiamo subito, non ci perdiamo subito in chiacchiere, andiamo subito con i nostri pronostici. Eccoli qui, alle 18:30 con Lazio-Torino. Vi ricordo che il Torino-Sassuolo sta rinviata la partita, quindi soprattutto come sapete per il Covid-19 sono stati ritrovati dei positivi, soprattutto in casa Torino. Andiamo a vedere, a analizzare tutte queste partite. Lazio-Torino. Torino che ha bisogno di fare probabilmente punteggio. L'ultima vittoria registrata contro un Cagliari, un Torino davvero importante, e la Lazio che viene da una batosta contro il Bologna. Lazio che gioca in casa. Otterrei in questo pronostico, io otterrei per l'1x della Lazio. Andiamo con Juventus-Spezia. Juventus-Spezia deve essere assolutamente uno. Soprattutto la Juventus deve dare una risposta a questo campionato, anche se è a meno 10 dalla prima posizione. Manchester City 1. Manchester City che vince sempre, si conferma in Premier League, vince anche in Champions League. Una squadra veramente in forma, un Guardiola che quest'anno sta tentando di vincere qualcosa, e come sapete gli obiettivi veramente importanti sono la Premier League e la Champions League. Sono una squadra veramente favorita per raggiungere questi obiettivi. Crystal Palace Manchester United. Ricordiamo che Manchester United giocherà in Europa League contro il Milan. Il Crystal Palace è una squadra che sta facendo veramente punteggio, soprattutto in altri match. L'ultimo, se non sbaglio, l'ha vinto. Il Manchester United ha pareggiato con Chelsea. Quindi andiamo a mettere X2 per sicurezza. Bordeaux Paris Saint Germain 2. Paris Saint Germain è veramente d'alto livello rispetto a un Bordeaux, grandi giocatori. Sta in campionato ad alti e bassi per Saint Germain, ma secondo me ha grandi probabilità di vincere anche questa partita.
Sassuolo Napoli, Sassuolo che ha avuto uno stop perché non ha giocato la partita contro il Torino, ha avuto più tempo per allenarsi, un Napoli che viene da sicuramente una vittoria contro il Benevento, ritorna tutto il belga a segnare, quindi Mertens ritorna dal suo infortunio, una partita vera combattuta, otterrei sempre per Leeds 2 del Napoli, anche se il Sassuolo è tutta la bestia del Napoli, ma diamo fiducia a questo Napoli di Gattuso che finalmente ritorna alla vittoria con ritrova soprattutto il suo attaccante, il suo goleador Mertens. Dopo questi pronostici andiamo a dare gli altri pronostici, eccoli qua ragazzi, andiamo agli altri pronostici. Milan Udinese, Milan che ha dato una reazione contro la Roma, una reazione davvero importante soprattutto per l'organico e per il gruppo e per dare soprattutto un coraggio soprattutto al Milan, al gruppo. Ibrahimovic ricordiamo è uscito per infortuni, anche Rebic e Çalhanoğlu. Speriamo che uno di questi tre riesca a recuperare questa partita, ma daremo sempre fiducia al Milan con uno hits, una partita che con grandi probabilità di vincita per il Milan che gioca anche in casa, quindi uno hits. Atalanta-Crotone, sapete che Atalanta sta tutto recuperando punti, e si trova a quarto posto la classifica, un'Atalanta... se non sbaglio davvero cinica, ha perso sfortunatamente in Champions League contro il Real, rimanendo anche in 10 non è riuscita a prendere più di un gol, una grande Atalanta, grande orgoglio per questa squadra, grande orgoglio per soprattutto per Gasperini. Benevento-Verona, una partita soprattutto dove il Benevento deve fare anche punteggio e punti molto importanti per salvarsi, dare una sicurezza da tutta la salvezza e restare in Serie A. Un Verona che ricordiamo viene da un pareggio davvero importante, una grande partita del Verona contro la Juventus, quindi Benevento e Verona, vedo più probabile il Verona di Juric, sta facendo grandi cose e credo che punta soprattutto per una qualificazione soprattutto in Europa League, soprattutto ai primi anni di Europa League, quindi diamo fiducia soprattutto al Verona. Cagliari-Bologna e vengono tutte e due da una vittoria, il Cagliari trova finalmente una vittoria contro un Crotone, con il cambio di allenatore Semplici soprattutto fa il suo esordio con una grande vittoria, Bologna viene da una grande vittoria contro la Lazio per 3-0, un Bologna davvero davvero tecnico e soprattutto che nonostante tutti gli infortuni riesce a trovare una grande vittoria contro la Lazio che veniva da una batosta contro il Bayern per 5-1. Andiamo a dare qui over 1.5, tutte e due squadre sono davvero delle squadre che stanno dando soprattutto dei segnali sotto a questo campionato, si stanno riprendendo. Andiamo sul nostro big match Fiorentina-Roma, un big match che deve dare alcune risposte soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina e per quanto riguarda la Roma, che nonostante tutto ha fatto una gara al 50% contro il Milan, di difesa davvero, una bella brutta difesa per ora la Roma, mi mancano soprattutto i titolari alla Roma come Smalling, Dzeko, tanti giocatori che possono fare la differenza con questa squadra, ma diamo soprattutto fiducia alla Roma, mettiamo X2 per la Roma. Genoa-Sampdoria, un derby davvero importante per sia il Genoa che sia per la Sampdoria. Il Genoa viene da un KO contro l'Inter per 3-0, la Samp viene da un KO per 2-0 contro l'Atalanta. Due squadre che devono dare una reazione in questo derby, un derby davvero importante, Ballardini contro Ranieri, diamo in questo derby un over 1.5, che anche se come risultato finale, secondo me questa partita finirà 1-1. Parma-Udinese, vedo più favorito l'Udinese che ha trovato una vittoria contro una Fiorentina, il Parma che nonostante tutto il vantaggio per 2-0 in due partite consecutive si fa recuperare sia l'Udinese che sia lo Spezia, un Parma che sta ingranando soprattutto la squadra, sta ingranando soprattutto i singoli giocatori ma non riesce a
portare in porto tutte le vittorie che all'inizio della partita si porta in vantaggio, ma poi si fa recuperare soprattutto facilmente dalle squadre avversarie. Quindi andiamo a mettere over 1.5, perché il Parma soprattutto subisce facilmente dei gol, l'Udinese soprattutto ha grandi giocatori per portare sotto assegno alcuni gol molto importanti come Nesterowski o Deulofeu, altri come Okaka eccetera eccetera, molto importanti come questi giocatori. Anche Llorente, che ora ritorna tutto un grande acquisto, per un grande prestito per l'Udinese. Il Parma che deve dare alcune risposte soprattutto anche in casa. Andiamo all'ultimo big match, Liverpool-Chelsea. Sono preso alcune piccole partite quanto riguarda gli altri campionati, mi sono concentrato più sulla Serie A, una Serie A davvero cinica, molto combattuta e difficile da decidere su tutto il vincitore di questo campionato. Andiamo a Liverpool-Chelsea. Liverpool trova una vittoria nella precedente giornata per 2-0, il Chelsea che pareggia 0-0 con un Manchester United, un big match che porta tutto al pareggio. In questa partita diamo ancora fiducia all'over 1.5. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda Special Boots. Ci vediamo noi ben, se non sbaglio, ci vediamo noi ben venerdì alle ore 2 per il prossimo, soprattutto il prossimo episodio per quanto riguarda lo Special Boots. Spero che vi è piaciuto e vi siano utili questi consigli. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale, lasciate un like per supportare e portare in alto questo video. Nei commenti vi ricordo sempre di scrivere soprattutto le vostre opinioni, se vi sono stati utili anche questi pronostici, e se volete soprattutto interagire con questi pronostici basta scrivere un commento qui sotto e io vi rispondo immediatamente. Ci vediamo alla prossima, un grande abbraccio dal vostro Peppe Gamer, bella ragazzi!